E adesso apriamo la nostra consueta pagina in diretta, in esterna. Oggi siamo a Giulianova Lido, come vedete dalle immagini, dove ritrovo con molto piacere la nostra Tania Bonnici Castelli, a cui do il buon pomeriggio, così come il buon pomeriggio va anche Tania al tuo ospite, perché insomma oggi non è proprio giornata di mare, ma la stagione ci siamo quasi. Oggi giornata velata, per non dire nuvolosa, però insomma ci siamo. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, siamo in diretta da Giulianova Lido, posso dirlo, da un paradiso, anche se il tempo è incerto. La stagione balneare partirà lunedì 1 giugno e chi arriverà qui a Giulianova lunedì troverà lettini, ombrelloni già pronti, servizi igienici efficienti, bar aperti. Non proprio tutti gli stabilimenti a Giulianova ripartono, ma possiamo dire oltre il 90%. Certo, sarà un'estate diversa, piena di regole, con qualche batticuore per il settore del turismo. Io voglio ricordare che la Costa Teramana drena e rappresenta il 70, quasi il 70% dell'intero turismo balneare dell'Abruzzo. I balneatori veramente hanno fatto miracoli per sistemare le spiagge in pochi giorni, saranno loro a dover garantire queste regole, ad assicurare, appunto, scusate il gioco di parole, la sicurezza. Non sarà un compito semplice. Noi siamo in compagnia di Paolo Giorgini, che è il gestore di due importantissimi chalet proprio sul lungomare monumentale di Giulianova, il Venere e il Nova Vita Beach. Paolo, allora intanto quali saranno le regole elementari che le persone dovranno rispettare? Buongiorno a tutti, la regola fondamentale, la più importante è quella del distanziamento sociale ovviamente, ed è la prima che abbiamo dovuto attuare sia nel servizio ristorazione, quindi distanziando i tavoli, garantendo la distanza minima di un metro, che in spiaggia distanziando in maniera diversa dagli altri anni gli ombrelloni, seppure poi qui al Nova Vita Beach per una prerogativa storica del locale nella realtà li avevamo già molto distanziati. Nel caso del Venere si è dovuto provvedere a ridisegnare il layout della spiaggia. E le attività ludico-sportive, cioè si potrà giocare a pallone, a beach volley, come si fa? Ecco. Ma cambieranno purtroppo anche quelle, sperando ovviamente, tutti auspichiamo che si esca fuori da questo periodo, però al momento è possibile giocare uno contro uno a beach tennis, quindi non c'è la possibilità di giocare in coppia, non si potrà giocare a pallavolo se non uno contro uno, se vogliamo intenderla così, e per quello che riguarda i parchi, i piccoli parchi giochi per bimbi che abbiamo un po' tutti quanti, avranno l'ingresso contingentato in proporzione alle misure appunto del punto del parco e dovranno essere presidiati. Ma dovremmo portare la mascherina al mare? Ma nella realtà sotto l'ombrellone non è obbligatoria e in acqua neanche. Sui percorsi in realtà se sono a senso unico e si rispetta il distanziamento sociale non è obbligatoria, nelle passerelle che sono doppio senso è obbligatoria. Poi per fruire dei servizi bar, ristorante o dei servizi igienici il percorso per accedervi è con l'obbligo di mascherina. Ma voi avrete dei controllori? Beh, sicuramente sì, nel senso che gli organi preposti alla vigilanza generale sono deputati anche a controllarci in materia di protocollo Covid, quindi sicuramente è possibile che ci siano dei controlli spiaggia. Io adesso vorrei sapere, perché, ma i prezzi aumenteranno? Io posso rispondere per quelle che sono le mie attività, sicuramente sono aumentati i costi per noi, però noi come politica abbiamo scelto di lasciare i prezzi degli anni precedenti, anche perché conoscendo la situazione generale dove diciamo, al di là degli impiegati statali e dei pensionati che legittimamente hanno diciamo, il loro status intonso, poi insomma nel vedere come si muovono le cose dai piccoli imprenditori o gli operai in cassa integrazione, diciamo c'è poco da aumentare. Ecco, il Nova Vita per esempio è famoso perché fa delle serate danzanti, karaoke. Quest'estate come andrà? Beh, certo, l'happening domenicale per il quale siamo famosi come appuntamento settimanale non potrà essere fatto in quella versione che tutti conosciamo. Ci stiamo organizzando per trasferire in spiaggia un concetto di
drink o cena a base di sushi al lume di candela, dove puoi chiacchierare tra amici e ascoltare musica bossa nova, musica lounge, insomma una versione diversa a piedi scalzi che magari se risulterà, mi auguro, piacevole e romantica. Ecco, loro si sono reinventati, queste bellissime cenette sotto l'ombrellone sicuramente saranno un'attrazione. Lei è anche un amministratore comunale, come la vede questa stagione anche per gli altri? Ma io penso che poi ognuno di noi si reinventa per forza, e un po' come categoria siamo abituati in tutta Italia, e anche qui a Giulianova non siamo da meno. Poi ognuno sceglie la strategia che preferisce, però sono sicuro che, in realtà non sono sicuro, ne sono certo proprio, che poi la spiaggia rimane il posto migliore dove stare. Se pensiamo agli spazi, se pensiamo alla salubrità sotto l'aspetto medico, che proprio questo luogo garantisce, dove poter stare meglio. E tutte le attività che si facevano per esempio a Giulianova Paese, come sarà? Beh, sicuramente il discorso di sagre o feste popolari non sono possibili al momento con questo, con le caratteristiche del protocollo Covid, non si sposano benissimo. Stiamo valutando una proposta che ci è stata fatta di una tavolata lunga 1 chilometro, distanziata 1 metro, dove gli ospiti sono distanziati 1 metro l'uno dall'altro, con un concetto che è quello del numerare questi posti, sfruttare una abitudine a cui i ristoratori giuliesi loro malgrado si sono dovuti piegare, cioè quella del delivery, e quindi poi tutti coloro che vogliono aderire hanno la possibilità di consegnare agli ospiti il pasto che hanno scelto di ordinare, facendo girare poi intorno a questa tavolata dai mariachi piuttosto che ai suonatori napoletani. Insomma, adesso sono forme diverse di divertimento che speriamo funzioni. Tania, perdonami, posso fare una domanda al signor Paolo Giorgini? Certo. Perché una curiosità ovviamente da eventuale utente che possono avere in tanti. La prenotazione degli ombrelloni, spesso gli ombrelloni si affittano per lungo tempo, magari per più settimane. Immagino che quest'anno invece ci debba essere un turnover più sostenuto e quindi anche la possibilità di prenotare sia ridotta o no? Guardi, io posso rispondere per me, ovviamente, per la mia attività. Nel caso del Nuova Vita, per assurdo, ho un fenomeno inverso, che in realtà la mia spiegazione è quella che c'è una forte incertezza nel scegliere di andare in vacanza fuori, almeno al momento, e quindi vedo che c'è una predisposizione da parte del cliente a scegliere un posto confortevole dove comunque almeno garantirsi un'estate piacevole. Questa è la mia testimonianza, ma sentendo anche i colleghi qui sul litorale mi pare che il discorso delle conferme in spiaggia sia, diciamo, massiccio, non mi risulta che ci siano si potrà prenotare per più settimane, ecco questo intendevo, come nelle stagioni scorse, oppure per dar spazio a tutti magari le prenotazioni potranno essere più brevi, magari settimana per settimana, ecco. Questo era l'interrogativo. Il discorso, sa cos'è? Forse ho capito male io, però il punto è quello che poi tutto va in base anche alla richiesta di chi fa la prenotazione stagionale, nel senso che alla luce di quello che dicevo prima, avendo tante riconferme degli stagionali, il discorso che farei è collegato alla parte rimanente di ombreggio che può essere gestita nei modi che mi diceva, sì. Tania, prego. Benissimo. Paolo, insomma, sei ottimista. Ma assolutamente, lo sono nella vita già di mio. Quest'anno guai a non esserlo, quindi sarà una bella estate. Benissimo, allora prima di salutarci a Giulianova, noi ricordiamo a tutti chi verrà in spiaggia di rispettare le regole, quindi ripartiamo tutti insieme, ma con il massimo della consapevolezza. E da questo paradiso è tutto, vieni allo studio.